È tutta fradicio, che disastro! I capelli, il trucco! Oh no, è terribile! Wow, guarda come viene giù! Meno male che avevo l'ombrello! Oh, non è giusto! Oddio, ma che ti è capitato? La pioggia ha rovinato tutto! Già! E ai tuoi capelli serve aiuto! Ehi! Aspetta un attimo! Forse mi è venuta un'idea! Guarda, l'asciugamani elettrico! Metti la testa qui, su! Fidati, funzionerà alla grande! Ecco, adesso asciughiamo i tuoi capelli! Non ci credo, sono come prima! Te l'avevo detto! Adesso mi sento molto meglio, grazie! È sempre bello uscire a mangiare tra amici, ma esiste un'amicizia che superi lo scoglio dell'ultima fetta di pizza. È tutta tua. Grazie, no, la tua. Io prenderò questa qui. Peperoni. No, li detesto. Va tutto bene? E come no, certo. Si sta davvero benissimo qui. Un po' di calore però è quello che ci vuole. Adesso sì, si ragiona. Oddio, ho la bocca in fiamme. Chris, sei sicuro di stare bene? C'è rimasto niente da bere qui. E scusi, quello è latte? E posso averne un pochino? Ho la bocca in fiamme. Grazie. Ecco da dove arriva il calore. Ma guarda. È così sicura di sé, ma non hai ancora fatto i conti con me. Ehi! Huh? Che vuoi? Adesso spengo l'incendio. Sono anche stata dal parrucchiere, accidenti! Tutto a posto qui? Non posso non essere piccante! Sto tornando alla carica! Oh, non imparerà mai! Oh, non di nuovo! Va bene, mi arrendo! Lo immaginavo! Oh, che spavento! Sì, come no? Che tifone! Non tutti amano il cibo piccante. Do solo una sbirciatina. Oh, posso scambiarle senza che lo veda. Fatto, non se ne accorgerà mai. Pronte? Diamo un'occhiata. Oh! Del gelato! Non vedo l'ora di gustarmelo! Sarà il più buono di sempre! Non ci sono dubbi! È buonissimo! Guarda quanti bei dolcetti! Ma sento freddo! Oh! Non dirlo a me, si gela qui! Ah, ma guardati! Tieni, riscaldati! Anche un berretto... Ah, grazie, mi sento già molto meglio. A noi due adesso, caro gelato. Ehi, perché me l'hai tolto? Basta così, ne hai avuto troppo. Se vuoi qualcos'altro, prova questi. Va bene, allora assaggio questi. Sono buonissimi, no? In effetti ne farei una scorpacciata. Vero? Ne prendo un altro po' anch'io. Ehi! Ma è vuoto! Oh no, ne è rimasto soltanto uno! Dai, è tuo! Ma no, figurati, dai, è tuo! Va bene! Guarda che cosa riesco a fare! Wow! È incredibile! Visto? E guarda, ho un regalo per te! Oh, ma grazie mille, sei dolcissima! Ah, che fame! C'è niente di buono qui? No, grazie, niente broccoli.
Niente neanche nella credenza. Sto morendo di fame. Guarda, una banana. Oggi mi sto proprio rilassando. Quella sì che risolverà il mio problema. Oh? Ma chi è? Che vuole da me? È matura al punto giusto. Forza, sbucciamola. Oh, mi sa che è ora di cambiarsi. Sarà divertente. Vuole andare fino in fondo? L'ultimo pezzo. Ah, sono così bella. Ok, in un boccone. Wow, hai fatto spesa. Guarda quante cose buone. Patatine o banana? Patatine, ovvio. Ma cosa fa? Mi lascia qui così? Non ci posso credere. Dai, dannati capelli tutti intrecciati. Wow, la ruota sta girando. È uscita la sposa. Oh, che bello. Vincerò io sicuramente. Sì, certo. Sì, sono già bellissima, la sposa più bella di sempre. Sì, comunque diamoci da fare. Serve del lucida labbra. Non uno qualsiasi, però. Deve luccicare. Ora applico il gloss sulle labbra. Oh, ma dai, lucida labbra, tutto qui, dilettante. Userò questo bel rosso scuro. Oh, il velo è così fastidioso. Meglio. Bene, direi che basta così. Che sta combinando lei? Oddio, ha il rossetto sui denti, che orrore. Beh, affari suoi, io invece metto mano ai miei trucchi. Che belli questi colori. Voglio un look del tutto naturale. Incredibile, ha tutti quei colori. Ma chi se ne importa? Anche io ho i miei trucchi, meno colori ma più belli. Ok, ora con questa spugnetta applico il make-up. Il blu è sempre il colore migliore. Ah, sì, gli occhiali. Ah, ma che succede? Da dove arriva questa polvere blu? Forza, stenditi! Adesso ce l'ho addosso anch'io. Aspetta, tutto questo mi ha dato un'idea. Ma certo, mi serve ancora più blu. Posso dipingermi tutta la faccia così. Tutta di un bel azzurro uniforme. Oh, comincia già ad asciugarsi molto bene. Ora il collo. E non solo, poi anche la gola e fin sopra le spalle. Ecco fatto, adesso sono tutta blu. Ora altri colori. Questo viola mi servirà per gli occhi. Ecco fatto tutto il contorno. Adesso applico del colore sul naso. Due linee, così. Ottimo, mi serve il nero. Starà benissimo col viola. E poi una punta più sottile. Mi disegno delle ciglia più lunghe qui sulla pelle. Ne devo aggiungere anche un po' sul naso. Anche all'interno della narice, in questo modo. Ecco fatto, niente male. Ora mi serve un altro pennello e altro make-up, sempre nero. Lo applico sulle guance e poi sulla fronte. Questo disegno richiede una mano fermissima. E di nuovo mi serve la matita più sottile. Continuo così su tutte le parti dove ho applicato il make-up nero ed ecco qui. Adesso quest'altra matita per il contorno labbra. Altrimenti non si vedranno bene col blu. Non devo riempirle tutte però. Basta calcare i bordi e adesso il rossetto. Ok, così dovrebbe andare. Che altro mi serve? Ciglia finte. Make-up completato e adesso i capelli. Sono una splendida sposa gotta. Ho una rosa nera. Tieni. Oh? Ma che... Oh, non voglio guardare, ma devo... C'è uno zombie, mi mangia, aiuto! Che cretina, mio Dio. Mi tocca anche tranquillizzarla. Smetti di urlare, solo make-up, vedi? Oh, ma che ti salta in mente? Mi hai spaventata. Non ci posso credere, farsi un trucco da sposa così. Sei proprio stramba. Siamo pronti a far esplodere tutto? Butta tutto dentro, Chris! Aiuto! Wow, che bel capitombolo! Ma si divertono così? Stupidi umani! Tranquilla, adesso ci vendichiamo. C'è un'eruzione di zucchero! Niente è meglio di due labbra perfette. Alla prossima, piccolo! E con il resto del viso... Oh, quella luce è accecante! Aspetta! Tocca a me ora! Quando è stata l'ultima volta che l'ho pulita?
Non posso mettermela sul viso, è tutta sporca. E non ho mai tempo di lavarla. Oh, attenta alle mani, Ellie. La polvere dei trucchi mi fa starnutire. Forse però so cosa fare. Basta immergerla un po' in acqua e metterci del detersivo. Ah, sì! Che sensazione stupenda! Che bel profumo! Anche il microonde darà una mano. 2 minuti, via! Un paio di minuti bastano. Eccola, è pronta! Cuscotta! Guarda qui che meraviglia! Sì, sono come nuova! Magari trattami meglio, ok? Non vedo l'ora di usarti ancora. Sei pronta? Ehi, fai sul serio? No! Mi hai appena pulita! Oh! Questo sì che è un trattamento viso. Ma adesso devo pulirla ancora. Wow, in questa rivista sono tutte così alla moda. Che fortuna! Magari fossi anch'io così. Oh, interessante. Ma dai. Ragazza mia, fai qualcosa per quel monociglio. Al lavoro con le pinzette. Una foto mi ha appena insultata. Insomma, non è così male, giusto? Forse devo fare qualcosa davvero. Ma cosa? Non ho le pinzette. Oh, il mio astuccio. Forse qui troverò qualcosa di utile. Colla? Nah. Oh, un pettine per le sopracciglia. No, non va bene. C'è solo una cosa che posso fare. Andare a fare shopping. Wow, guarda quanti prodotti. Sicuramente venderanno le pinzette. Ma dove le tengono? Ah, wow. C'è un sacco di scelta. Oh. Queste qui andranno bene. Sicuramente fanno al caso mio. Finalmente dirò addio al monociglio. Prendo queste, grazie. Certo, solo un... Wow. Bastano? No, sono $50. Per un paio di pinzette. Non ho tutti quei soldi. Ehi, forse posso aiutarti. Puoi usare le monete al posto delle pinzette, sai? Fidati. Ok, ma farà male? C'è solo un modo per scoprirlo. Metti le monetine così e afferra i peli, così li potrai tirare senza problemi. Meno male che non ci sono altri clienti. Abbiamo finito, direi. Guarda. Wow, fantastico! Grazie! Non c'è di che. Sono stato benissimo con te. Buonanotte. A dire il vero. A domani, Chris. Oh, mi ha baciato. Oh? Ma che cosa ho in faccia? Sarà mica. Ciao! Ciao, dovrò portarti con me, credo. Che gran bella dormita! Questo glitter è appiccicoso. Scusa, permetti? Muori, zombie! Diglielo, Chris! Dai, dai, dai! Ho sempre creduto in te! È pazzesco, vero? Sì! Secondo me mi sta fissando. Senti, ma che cos'è quella roba? Questo? Glitter non vuole venir via. Aspetta! Stupidi ragazzi! Ho i capelli in disordine? Questa nuova cipria è fantastica! Adesso la matita per sopracciglia. Devo stare attenta a farle belle piene. Oh no, sono diverse! Devo cercare di sistemarle. Oh dai, ho persino fatto peggio! Devo aggiustare quest'altra adesso. Ashley, come mai ci metti tanto?
Le sopracciglia, che disastro! Wow! Ma come hai fatto? Non c'è niente da ridere, devo rifarle tutte da capo. Tranquilla, ti aiuto. Dai a me la tua matita. Il segreto è usare le pinzette, vedi? Ti faccio vedere io adesso. Prendi la matita e colora la punta delle pinzette in questo modo. Adesso prendi le pinzette e disegna le tue sopracciglia così. Wow, incredibile, funziona! Sì, sì, vedi come vengono precise? Adesso devi solo definirle. È davvero geniale! Guarda, sono venute perfette, grazie! Sei un genio del make-up. Non c'è di che. Oddio, faremo tardi, andiamo! Ah, ho proprio una fame da lupo. Un biscottino andrà benissimo intanto. Ho già l'acquolina in bocca. Ah, sì! Vieni dalla mamma. Oddio, mi ha fatto prendere un colpo! Il biscotto sta per cadere! No! Aiuto, sto precipitando! Au, che botta! Ma guarda quanta polvere! Mi piace sguazzarci dentro! Potrò ancora mangiarlo? Come ha fatto a riempirsi di polvere? Guarda che cosa mi tocca fare! È il giorno più bello della mia vita! Disgustoso! È ancora commestibile, giusto? Certo, la polvere non è granché, ma vabbè! Mangerebbe anche la spazzatura, che schifo! Che facciamo? Prima tu o prima io? Giochiamo a sasso, carta, forbici per decidere! Ok, ci sto! Sasso, carta, forbici! Sì, ho vinto! Tocca a me! Vediamo che cos'ho! Ah, non hai proprio un bel niente! Ah, lo dico io a te, anche il tuo piatto è vuoto! Ci sarà un trucco! Controlliamo sotto! Oh, niente di niente, è possibile che sia questa la sfida! Wow, hai visto? Questo hamburger è spuntato dal nulla! E giusto in tempo, sto morendo di fame! Un hamburger ci vuole proprio dopo tutti quei dolci! Mmm, davvero molto buono! Dai, su, anch'io voglio un hamburger! Oh, hai visto, sì! Ha funzionato anche con me! Che carino il mio hamburger, tutto colorato! Vediamo se oltre che bello è anche buono! Mmm, certo è un hamburger! Ehi, pensi anche tu quello che penso io! Oh? Sì, sì, ho capito! Forza, tavolo magico, dacci altro cibo! Dai, dai! Oh, non funziona più, la magia è finita! Forse poteva succedere solo una volta! Abbiamo fatto del nostro meglio! Aiuto, che succede? Il terremoto! Guarda, tutti gli hamburger del mondo, acchiappali! È un sogno, ce n'è in abbondanza per tutti e due! Eccone uno, preso! Ce n'è un altro! Direi che me la sto cavando alla grande, uno per me e un altro! Magari piovessero hamburger tutti i giorni! Ehi, prendi questo! Ehi, così non vale! Ecco l'ultimo, tutto per me! Uno più buono dell'altro! Oh, sto scoppiando! Da me continuano a piovere! Forse posso farli smettere? No, basta, ho detto, aiuto! Ehi, basta, è letteralmente sommerso di hamburger! Oh no, ormai è andato! Tranquilla, ce l'ho fatta! Ma per un bel po' di tempo non voglio più vedere hamburger! Finalmente la pausa pranzo! Mmm, buono il sandwich al tacchino! Ah, quella lezione non finiva più! Ehi! Dice a me! Ci sono soltanto io! Ha salutato proprio me! Ci sono anch'io! Hai uno specchietto? Perché me lo chiedi? Ho qualcosa sul viso? Sui denti? Oddio, che imbarazzo! Dannato pezzettino di lattuga! Eccolo, bello in vista! Ma così mi acciechi! Metti via quel coso! Liberiamoci di questo intruso! Eccoci a noi due! Ehi, fa attenzione! Dai, sto così bene qui dentro!
Non ti libererai di me. Ci sto riuscendo. Si è tolto? Non mi acchiappi. Prendi questo. Oh, mi fa il solletico. Ti ho preso. Finalmente. Ehi. Oh, se n'è andata. Pranzerò da sola. Pazienza. Volete del tacchino? No, è in ritardo. E io che non vedo l'ora di festeggiare Halloween. Ah, non vuoi entrare intanto? No, continuo ad aspettarla qui. Ah, un costume da biscotto, entra pure. Eccomi, scusa il ritardo. Ma come ti sei vestita? Oh, uniamoci alla festa, su. Fermi lì. Tu puoi entrare, ma lei no. Scusa, cara. Ma mi ha mollata qui! E si sta pure sciogliendo il trucco. Devo subito fare qualcosa. Mi tolgo via tutto il trucco. Metto questa salvietta sulla guancia e la inumidisco. Ecco fatto, adesso si regge da sola. Bisogna bagnarla tutta quanta. Ok, adesso traccio il segno di una lacrima. Ripiego la salviettina lungo i bordi. Così dovrebbe essere sufficiente. Adesso ci vuole un po' di adesivo. Lo applico lungo i bordi e sulla salvietta. E un pochino anche sulla pelle. Penso che così basti. Adesso asciugo tutto con il phon. Ah, che bel tepore. Ok, si è asciugato. E adesso sotto col trucco. Prima di tutto il fondotinta adatto alla mia pelle, perché la salvietta non si deve vedere. Deve camuffarsi con la mia pelle. Ci vuole un po' di pazienza, sì, ma ne varrà la pena. Bisogna che l'effetto sia il più realistico possibile. Ecco fatto, adesso un po' di cipria. Guarda come si sparge qui e lì. Adesso applico la cipria sul fondotinta. Quanto mi piace! E adesso è il turno del sangue finto. A cominciare da dove ho tracciato la lacrima. Un piccolo tocco qui lungo i bordi. Wow, fantastico! Adesso mi serve la spugnetta. Fatto, metà del viso è normale. E l'altra metà è super spaventosa. La lente a contatto aggiunge ancora più orrore. Nessuno adesso oserà abbandonarmi. Accidenti, mi hai fatto venire un colpo. Sì, entra pure. Vai, vai. Finalmente eccomi qui, festa di Halloween. Wow, guarda quella. Ma guarda, l'hanno fatta entrare. Ciao. Ciao un corno, tanti saluti. Ragazze, fate attenzione, questo sarà nel test. Odio la matematica. La prof è distratta. Adesso mai più. Ma dov'è? Bella la matematica, vero? Dai, dai. Presa. Ashley. Oh oh. Salve. Che stai combinando? Io nulla. Ti tengo d'occhio. Oh, mi ha quasi beccata. Devo fare presto. No, questa no. Ah, nessuno sospetta niente. Ashley! Mani sul banco. Ecco, contenta. Resta ferma così. Wow, è di malumore oggi. Ma non mi ha vietato di usare i piedi. Meno male che faccio yoga. Ci sono quasi. Non è semplice. Oh no! Ashley di nuovo? Chiedo scusa. Ho rischiato grosso, ma ecco il mio make-up. Forse ho un'idea. Questo porta matite. Sì, può funzionare. Togliamo il coperchio e le matite e mettiamo una goccia di colla sulla punta. Incolliamo la matita dentro il coperchio.
stessa cosa con le altre. Fino a riempire tutto il coperchio, poi nascondiamo il make-up nel portamatite e tutto quello che serve. Rimettiamo il coperchio a posto. Ed ecco un portamake-up segreto. Nessuno lo scoprirà. Wow, hai nascosto il make-up! Sì, sì, tutto quello che mi serve. Adesso posso rinfrescarmi il trucco. Bell'idea, vero? Oh, sì, geniale! Come ho riposato bene! Oh già! Avevo messo i bigodini! Non vedo l'ora di toglierli! Vediamo un po', spero che i capelli siano uno schianto! Vai con il primo e il secondo! Chissà che bei ricci che avrò! Che cosa? Ma sono lisci come al solito! Oh no, dovevo avere dei ricci stupendi, uffa! Che c'è? Che è successo? Qualcosa non va? Non ho i capelli ricci, vedi? Sul serio? È per questo che piangi? Dammi un secondo. Faremo dei bellissimi ricci con la piastra. Ma quella serve a farli più lisci, non ricci. Che stai dicendo? Secondo te come ho fatto questi? Ah! Se lo dici tu, ok, proviamoci. Devo dividere bene i capelli e poi attorcigliarli così. Adesso vai di piastra. Bisogna riscaldarli un po' e... voilà! I boccoli resteranno al loro posto. Facilissimo! Molto meglio così che con la riccia capelli. Ehi, sei ancora tra noi? Ah sì, scusami. Dobbiamo andare a scuola, su. Che tipo. Ho i capelli stupendi adesso. Brrr, c'è freddo, c'è il finimondo là fuori. Oh no, ho i capelli tutti in disordine. Ma posso rimediare? Un po' di asciugacapelli e passa tutto. Già mi sento meglio. Ecco fatto, ora sono a posto. Oh? No, non ci siamo. State giù, voi due. Ah, che fastidio. Che posso fare? Certo, posso usare i bigodini. Wow, non è facile come pensavo, cavolo. Dovrò andare in giro così. A meno che... no, pessima idea. Ci sarà qualcosa che posso fare? Forse questa pianta di aloe, ma sì! Quello che mi serve. Spremo un po' di gel di aloe su questo scovolino. Ne basta poco. Così dovrebbe andare e adesso sotto col pennellino. L'aloe ha tanti benefici e terrà al posto i capelli ribelli. Posso fare la pettinatura che più mi piace. E stessa cosa dall'altro lato. Wow, risultato fantastico! Che stile! Dovrò ricordarmelo la prossima volta. Vediamo, c'è nessuno in giro? Sì! Scorpacciata di M&M's! Devo solo aprire la busta. Oh, cos'è tutta questa luce? No, la busta è aperta! Comincia la buffata. Oh, aiuto, ci sballottano! Vi voglio mangiare tutti! Oh, tocca a me! Ho preso quella rossa, deliziosa. Sono le mie preferite. Scegli me! Ah, il colore peggiore. Ma che fa? Mi ha rimessa dentro. È il mio turno. Il giallo è molto meglio. Oh no, arriva gente. Guarda, dei dolcetti. Sì, ne avevo proprio voglia. Cos'è successo? Davvero? Ci stiamo annoiando un sacco qui. Beh, meglio di niente, immagino. Un altro capolavoro. Sono una vera artista, ma che succede laggiù? Ah? Salve! Oh? Sono venuto a trovare Annie. Sì, ma niente make-up con te, spero. Io? No, mica ne ho bisogno. Ho solo il mio set di colori. Sono un pittore, sa? Non mi convince. Anche se guardando i suoi disegni, un po' di colore serve proprio. Sì, puoi passare. Ce l'hai fatta! Te l'avevo detto. E ho questi per te. Colori? Wow, grazie. Aspetta, c'è dell'altro.
Visto, ti piacciono? Oh, sì, li voglio! Grazie mille! Finalmente questa cella avrà stile! Impingo il pennello nel colore e poi lo applico sulle palpebre. Wow, proprio come lo volevo! Wow, stai benissimo, lo fai anche a me? Oh, non saprei, ti costerà, sai? Oh, ok. Bastano? Ferma così. Starai una favola. Lo fai anche a me? Mettetevi in fila. Chi c'è per prima? Ok, tu. Adorabile. Bello. Proviamo qualcosa di diverso. Finalmente ho finito. Mi do una rinfrescata coi soldi. Mia madre mi ha sempre detto che posso ottenere quello che voglio. Wow! Come butta? Oddio, quanto è bello! Sono qui. Spostati! Davvero? Quel ragazzo! Ho visto dei tutorial per flirtare. Wow, qualcuno ha aperto una finestra. No, scemo, sono io. Smettila di sbattere le ciglia! Dico sul serio! Lizzy, forse dovresti fermarti. È come un uragano! Credo stia funzionando! Come hai fatto? Tu stai fuori! Io me ne vado! Ma dove sta andando? È tutto ok. Ma... Lascia stare, shh, non ti merita! Non preoccuparti, ci sono io con te! Non ci posso credere, che imbarazzo! Invece è stato divertente, come se avessi dei superpoteri. Sei la ragazza del vento. Hai qualcosa tra i denti. Oh, penso sia il pranzo. Meglio? Ci hai provato, ma no. So cosa fare. Dobbiamo solo fare un po' di shopping online. Wow, ci è voluto poco. Interessante. Non ci posso credere. Mi hai preso una ciambella. Proviamola. Ecco qui. Oh, mi fa quasi il solletico. Devo dire che mi piace. Come sono ora i denti? Wow, ora hai un sorriso smagliante! Oh, ecco Jeff! Cerca di non spazzarmi via! Oh, questa era cattivella! Lascialo stare! Cosa sto sbagliando? Lizzy, aspetta! Senti, sei perfetta così come sei! Non è vero, guardami! Sono piena di brufoli! Ho un aspetto orribile! Non avrò mai un ragazzo! Quanto mi dispiace vederla così. Oh, che stress! Ok, ora me li spremo tutti. Non posso lasciartelo fare. Liam? Scusami, ho un'idea. E ora? Se hai voglia di spremere, prendi questo. Puoi spremerli qui, i brufoli. Oh, sembra divertente. Proverò a spremere questi. Beh, che schifo. Però è troppo bello. Questo era grosso! Non riesco a fermarmi! E ho una cosa per te! Ora ti tolgo gli occhiali! E ora prendo un cerottino per i brufoli, aiuta a coprire il brufolo! E lo fa guarire prima! E sono anche trasparenti! Quindi puoi nasconderli con il trucco! E ora aspettiamo! Dovrebbe bastare! Ehi, sono spariti! Come una magia! E questi non ci servono più! Guarda! Wow! Ma sono io! La mia pelle è splendente! Grazie, Liam! Devo truccarmi? Lizzy, non l'hai visto, vero? Spero di no! Devo truccarmi! Voglio essere bella! Comunque essere sempre bella è un lavoro tosto, eh? Anche se potrei bere un altro goccio! Sei pronta? Giudica tu! Cosa... Ma cosa hai fatto? Smetti di urlare! Che paura! È così male, a me piace! Questo perseguiterà i miei sogni per molto tempo. Aspetta, credo che possiamo usare questa. Stai scherzando, una forchetta sporca? Usala per truccarti. Ok, mi fa strano. Passo il fondotinta tra i rebbi, così avrò una linea fina. Poi farò una sfumatura più leggera di fondotinta, ancora non si vede bene. E ora devo mescolare. Inizio dai lati del naso.
Sembra così naturale. E per l'ombretto posso usare un cucchiaio. Lo tengo delicatamente sopra l'occhio e passo il pennello. Applicherò una piccola pressione per creare una linea più scura. Wow, che differenza! Non me l'aspettavo. Come sto? Wow, sei bellissima! Era questa la reazione che volevo. Mi piace. Liam, stai bene? Eh? Mi stai tipo fissando. Oh, giusto. Prendo queste. Dai, non credo abbia capito. Hai detto qualcosa? Devo farmi un selfie. Nah, non mi piace. Provo un'altra posa. Vediamo un po'. Ho sempre avuto le labbra così fine. Le vorrei più carnose. Vabbè, posso averle. Con qualche modifichetta. Così dovrebbe andare. Vediamo un po'. Oddio. Con questa non prenderò molti like. Devo pensare a qualcos'altro. Ma cosa? Ah sì, potrei usare l'aspirapolvere. Cosa può andare storto? È il piano perfetto, vorrei averci pensato prima. Metto il tubo sulle labbra e lo accendo. Wow, come tira! Ah, sono bloccata! Aiuto, qualcuno mi aiuti! Devo toglierlo! Che ridere! Liam, fa qualcosa! Ah, sono libera! Le mie povere labbra, che male! Meglio di qualsiasi spettacolo comico. Ok, forse posso aiutarti, alzati. Ma che stavi pensando? Lascia stare l'aspirapolvere, prova questo. E con questo ho la scusa per smuovere i capelli. Dovrei fare la pubblicità degli shampoo. Sì, muovi quei capelli. Cosa stavo pensando? La mia fascia per capelli è la risposta ai tuoi problemi con le labbra, ferma. Oh, Liam! Che succede? Hai finito? Questo è... diverso? Sei sicuro che funzionerà? Direi che basta. Guardando bene, ora ho bisogno di un lucidalabbra. Wow, le ho sempre sognate così! Anche io ho sempre sognato questo. Dimentica quello che ho detto. Riproviamo il selfie. L'ho provato una volta, le mie labbra sono diventate blu. E poi ho detto no, prof, si sbaglia. E lei era arrabbiatissima. Wow! Alla fine della fiera, 5 giorni di punizione. Che pizza! Hai sentito? Wow! Ballo studentesco! Oddio, non vedo l'ora! Che mi metto? Ho un sacco di opzioni. Sì, quello starebbe bene a tua nonna. Davvero? A me piace! Nah. Amo questo maglione. Non dire nulla. Sto finendo i vestiti. Lizzy, aspetta. Non troverò mai qualcosa da indossare. Che disastro! Aspetta! Ferma, possiamo usare questi pantaloni! Ma come? Guarda! Stiamo cercando di trovare un outfit! Aspetta e vedrai! Non credo sia il tuo colore! Wow! Ora sì che è divertente! Proprio quello che volevo! Ho quasi finito! Mi tiro i pantaloni fino a su! E poi... metto il braccio dentro alla gamba. Un vestito nuovo. Non ci credo! Sei un guru della moda! Devo solo depilarmi e con questo outfit spaccherò. Liam! Scusa, mi sono distratto. Allora posso provarlo? Sul serio, togliti il vestito. Allora, ho messo entrambe le gambe qui. E il braccio in questa gamba. Così. Wow, bellissimo! C'è qualcosa che non va, però... Oh sì, devo tirar fuori il braccio e avvolgere la gamba dei pantaloni attorno alla vita. Ecco, così? Wow, chi l'avrebbe mai detto? Che bello! Wow, bellissimo, Lizzy. Ti sta davvero bene. Lo so. Penso tu sia quasi pronta per il ballo, anche se... ti servono le scarpe. A piedi nudi meglio di no. Eh sì, hai ragione. Pensiamoci. Quelli sono glitter. Vedrai che viene fuori. Mi piacciono le tue idee? Metterò del nastro adesivo intorno alle gambe. Questo creerà un bordo. Poi cospargo tutto con i di glitter. Non voglio lasciare spazi vuoti. E ora distribuisco per bene con un pennello. Mi fermo al nastro adesivo. Una volta fatto, tolgo il nastro. Molto meglio di vecchi calzini noiosi. Ho un sacco di stile. Non avrei potuto farlo senza di te. Aspetta, manca solo una cosa. Dovresti scioglierti i capelli. Se lo dici tu? Meglio?
Wow! Che ti metterai tu? Io? Sì, mica ti puoi mettere una t-shirt! Oddio! Sto bene, non ne sono sicuro. Ho preso la prima cosa che mi è capitata. Bellissimo! Che dici, andiamo? Con te andrei ovunque! Sarà una bellissima serata! Lo spero! Non vedo l'ora di vederti ballare! Cosa? Guarda che ballo benissimo! Torno subito! Lizzy? Wow, sei bellissima! Ah sì, lui! Mi piace questa nuova te! Che ne dici di uscire? O di ballare, chissà! Decidi tu! Non vai da nessuna parte senza di me! Davvero! Intendi... Sono qui con Liam! Balliamo e usciamo insieme! Wow! Sì, certo, sono qui con Lizzy! Scusa, bro! Ciao, Jeff! Che imbarazzo! Vediamo un po'! Wow, hai visto? Ne ho uno anch'io, ma il mio ha i colori dell'arcobaleno! Guarda, il mio si può mangiare! Davvero, che bello, beato te! Chissà, mi darà mai il suo cuore? Ma no, che dico! Meglio che assaggi il mio, senza farmi chissà quali film! Sembra buonissimo! Oh, ma è di gomma! Non si mangia! Oh, non riesco neanche a tirarlo! Niente, non è da mangiare, che delusione! Almeno posso giocarci, però! Non riesco a divertirmi come vorrei! Oh, che faccino triste che ha! Devo fare qualcosa! Psst! Ehi, guarda qui! Vuoi un pezzetto del mio cuore? Sì, magari! Grazie mille! Si spezza così facilmente! Oh, guarda adesso com'è contenta! Sono felice di averlo condiviso con lei e averla resa felice! Buonissimo! Ne voglio ancora un po'! Wow, un momento! Meglio che controlli allo specchio il tuo nuovo look! Nuovo look? Che vuoi dire? Oh mio Dio! Adesso anche tu sei bianca e nera come me, siamo uguali! Tu dici? Saremmo proprio una bella coppia! Wow, guarda che roba! Che bellezza! Quasi un peccato mangiarla! Però la mangiamo comunque, vero? Prima io! No, prima io! Lascia! Oh, fermati! Dividiamoci la torta! Ok, mi sembra giusto! Fammi prendere le misure! Bisogna fare con precisione! Fammi pensare... Ci sono! Mi serve il metro! Allora, se divido la base per l'altezza più l'area... E la radice quadrata della torta, dunque... No, devo ricominciare. Forse metà me, metà lui. Dai, ho fame. Quanto ci vuole? Ci penso io. Tagliamola a metà. Sembra deliziosa. Finalmente vieni da me. Che buona. Ehi, non conosci le buone maniere? Ti mostro io come si fa. Non posso sporcarmi. La fetta perfetta, al lume di candela. Visto? Non era difficile. Hai detto qualcosa? Sei ridicola. Voglio assaporarla lentamente. Io voglio un'altra fetta. Wow, Penny, guarda! Cosa c'è? Wow! Li avrò anche io. Non riesco a trovarli, insomma. Forza! Ah, ho degli occhi gommosi! Come sono morbidi! Ehi, Justin! Penny, sono impegnato! Bene! Ma ho un piano! Non adesso, ti ho detto! Che vuoi? Ti ho spaventato! Non era divertente! Quasi finito! Ecco fatto, mamma dice che devo pettinarmi bene! Oh, che brufolo enorme! No, non posso spremerlo! Ma forse posso... solo un po'? Però che sensazioni! Devo pulire tutto questo schifo! Oh, cremoso! Così va meglio!
ed è ora di dormire. Ah, sto così comoda. Che bella dormita. Non vedo nulla. Dove ho messo gli occhiali? Ora va meglio. Non ci credo. Sono coperta di brufoli. Qualcosa non va, tesoro? E voglio dire buongiorno. Hai visto, mamma? Ok, tranquilla. Ti serve solo un po' di trucco. Non temere. Di solito basta appena un po' di fondotinta. Secondo te funzionerà? No, Non si può! Continuiamo a cercare. Oh, questo forse può andare. Che cos'è? Sono tipo dei cerottini, davvero molto utili. Metti i cerotti sui tuoi brufoli. Per fortuna ne abbiamo tanti. Ce ne serviranno un bel po'. Tutto qui? Non abbiamo ancora finito. Adesso li togliamo. Vedi, i brufoli sono svaniti. Addio, acne. Guarda te stessa. Wow, cos'è, stregoneria? Incredibile. Grazie, mamma. Nessun problema, tesoro. Ti voglio bene. Ci voleva proprio questo picnic. Facciamoci un selfie. Sorridi. È venuto proprio bene. Wow, guarda lassù. C'è un elicottero. Ashley, hai visto? Wow, che roba! Che vento! Si dirige proprio qui! Oh! I tuoi capelli sono un disastro! Davvero? Ok, così non va! Ehi, a me piace! Tranquilla, ho una spazzola! Oh, grazie! Ci vorrà un po' di tempo! Mi annoio un sacco. Finalmente ho i capelli di nuovo a posto. Mindy, svegliati. Puoi riprendertela. Niente male. Beviamo qualcosa? No, sta tornando. Wow. Devo proteggere i capelli. Un gioco da ragazzi. Ho un'idea. Io ti reggo i capelli così e tu giri in tondo. Continua, ci siamo quasi. Adesso faccio un bellissimo chignon. Guarda, in questo modo. E fermo tutto con questo codino. Wow, mi serviva un nuovo look. Ah, finalmente possiamo rilassarci. Oh, ecco che torna. Ma lo fanno apposta. Stavolta però i miei capelli restano a posto. Mindy, sei geniale. Ah, lo so. Scattiamoci un selfie. Siamo bellissime. Chissà che c'è dentro. Posso aprire io, per favore? Wow, è un telefono. Non me l'aspettavo. È mio. Mi piace questo gioco. Mi diverto un sacco. Ehi, non è giusto. Sicura che non c'è altro lì dentro? Oh, che delusione. Andrà meglio la prossima volta. Non riesco ad afferrare bene il telefono. Che cos'è? Questo può andarsene. Quello cos'è? Oh, wow! Oh, carino! Com'è morbido! Forse posso spremerlo. Oh, com'è piacevole! Fa un po' schifo, ma mi piace. No, non può essere! Stavo vincendo! No! Ah, mi fai paura. Ah, stupido gioco! Voglio tipo spaccare qualcosa! Prendi questo! Sono su tutte le furie! Fallo smettere! Oh, Gabby, prova questo! Oh. Cos'è? Lo voglio! È perfetto! Così soffice e carino! Mi piace davvero! Sento già la rabbia che mi abbandona. Oh, potrei continuare così tutto il giorno. L'adoro. Spremi. Continua. Davvero? Ok, se lo dici tu. Ah! Non puntarlo verso di me. Oh, dritto in faccia. Ups, non l'ho fatta apposta.
però almeno funziona, giusto? Ma che schifo! Che noia, quanto mi annoio. Oh, il telefono! Mi aiuterà a passare del tempo. Facciamo qualche selfie. Questo farà scalpore sui social. Il trucco non sta bene con questa luce. Sistemiamolo. Ritocchiamo l'illuminante e ordiniamo i capelli. Ok, così è a posto, via. Molto meglio. I miei follower adoreranno queste foto. Sono proprio carina oggi. Ah, no, non va ancora bene. Ma so io che ci vuole. Ecco, vento nei capelli per una foto più affascinante. L'effetto che volevo, sì. Ma che cosa? Il vento deve spostarmi i capelli all'indietro, stupido! Scusa, scusa, colpa dell'asciugacapelli. L'ho sistemato. Va bene, riproviamo. No, stop, ho un'idea migliore. Coriandoli! Ah, sì, per una foto perfetta. Wow, davvero geniale! Voglio provarci anch'io. No, a lei i coriandoli, a me la spazzatura. Ok, ci riprovo. Mi serve aiuto con i capelli e il trucco? Non lavoro mica gratis, cara. Tutto ha un prezzo. Certo, prendo i soldi, aspetta. Ma che cos'è? Questi soldi dove sono stati? In lavatrice? Va bene. Non ti muovere, mi raccomando. Sì, adesso via con i selfie. Oh mio Dio, che cosa? Ma che è successo alla mia faccia? Sembro il clown di It. Ah, ma dove mi trovo? Oh? Beh, prima l'emoji nerd, ovviamente. Non succede niente. Sarà rotto? Che strano. Che succede? Oh, accidenti! Sono bella. Questo look mi sta bene. Oh, era tutto un sogno? Sono ancora una nerd. Ok, secondo me questo colore mi sta troppo bene. Però manca ancora qualcosa. Quale colore scegliere? Blu. Oggi è il giorno del blu. Oh sì, così non passerò inosservata. Poco poco però, non devo esagerare. Oh no, mi è andato sui capelli. Oh, ma come ho fatto? Oh, ho rovinato il mio look. Aspetta, mi è venuta un'idea. Oh sì, funzionerà. Allora, mi servono una ciotola e un po' di gel. Ne metto un pochino così. E adesso aggiungo i glitter. Li mescoliamo insieme. Oh, che carino, mi piace tantissimo. E per farlo usiamo un bastoncino. Oh, che bellino, come brilla. E adesso usiamo rosa, arancione e blu. Stanno benissimo insieme. Prendiamo con un pennello e lo applichiamo così. Guarda come scintilla! Adesso il blu. Ah, carinissimo, vero? Mettiamo un po' di colore anche qui ai lati. Fatto! Risultato stupendo! Col glitter sono tutta luccicosa. Oh, ma sono un genio! L'idea migliore di sempre! Non credo ai miei occhi, è stupendo! Devo postarlo su Instagram? Adoro questa canzone! Ehi, posso offrirti un drink? Ma questa che vuole? Si intromette così? Che faccia tosta a rubarmi il ragazzo sotto al naso! Ti offro un drink! Ah! Guarda un po' dei polpi. Mi hanno fatto venire un'ideona, sì. Ok, mi servirà un po' d'argilla per trucco. La schiaccio per bene e la applico intorno al pollice in questo modo. Poi la lavoro in modo che venga appuntita. La rifinisco tutta intorno. Niente male, devo dire. Adesso aggiungiamo dei piccoli cerchi così. Devono coprire tutta la lunghezza. Sì, così può andare. Adesso aggiungiamo un po' di colore. Con un pennello applico un po' di colorito rosa che si intoni alla mia pelle.
Fantastico, adesso sotto con le altre dita. Guardate che bello. Pronta! Ed è ora di mettere in atto il mio piano. Eccoli lì, i due piccioncini, adesso vi sistemo io. Oh, si sta allontanando, è il mio momento. Cucù! Un mostro con i tentacoli! Oh? Ma dov'è finita? Chissà, è scappata via, che vuoi farci? Hey, Julie, che dici? Oh! Oh, com'è caldo qui fuori! Che maleducata! Che si dice di nuovo? Ma niente di nuovo, mi sa. Sì, capito. Oh, psst! Naomi! Hey! Psst! Naomi! Questo è il mio episodio preferito, senza dubbio! Perché non mi sente? Com'erano belli i loro outfit! Già! Ehi, voi! È arrabbiatissima con me ora! Ok, anche questo è inutile! Scusate! Riesci a crederci? Ehi! Cos'è stato? Che diavolo stai facendo? Cosa? Oddio, colpa mia! Risolvo subito! Scusa se ho fatto un disastro! Ho perso le buone maniere! E ora che ho tolto tutto? Grazie! All'educazione! Per favore, non rovesciarti, non rovesciarti! Oh mio Dio, Naomi! Il tuo cappello è super alla moda ora! Eh sì! Diamine, ma la smetti di parlare! Ho troppa fame, non voglio aspettare! Aia! Scotta! Oh! Oh, ma che... Ups! Disgustoso! Mi dispiace! Ora ti faccio vedere come si fa! Ok? Tieni qui... E ora aspetta 30 secondi! 30 secondi! Ma ho così fame! È già ora! Ci siamo quasi! Mangia! Pazzesco! Temperatura perfetta! È molto meno disordinato così! Molto meglio! Niente più zuppa, giusto? Mi dispiace! È tutto ok! Non ti preoccupare, aspetto! Che stavi dicendo? Qualcosa sul mio cappello? Oh, grazie a Dio! E ora posso mangiare in pace! Devo rimettere i libri nell'armadietto. Già che ci sono, mi do una sistemata ai capelli. Ecco così, giusto un piccolo tocco. Oh, wow, che capelli! Sono tantissimi e voluminosi. Wow! Roba da far cantare gli angeli! Quanto sei bella, sei divina! Tieni, ho un regalo per te! La mia spillatrice! Anch'io ho un regalo per te! Guarda lì, tutti quei ragazzi la riempiono di regali! Perché non ho quei capelli? Voglio anch'io dei regali! Proviamo a dar loro un po' di volume! Sì, funzionerà, lo so! Fatto! Così attirerò l'attenzione. Ma che cosa ho in testa? Oh no! Sembro la moglie di Frankenstein! Devo nascondermi dietro il libro! Ok, ragazzi, basta così. Adesso andate. Ah, quante attenzioni ricevo grazie ai miei capelli. Oh, ma chi c'è dietro quel libro? Accidenti, ha proprio bisogno d'aiuto. Ehi, che succede qua dietro? Niente, stavo solo facendo un esperimento. Tranquilla, niente panico. So io come aiutarti. Basteranno l'H e una clic. Davvero, così poco, tutto qui. Innanzitutto usiamo la clip per fermare una ciocca di capelli. Dopodiché cominciamo a spruzzare un po' di lacca. Adesso asciuga. Perfetto. Così dovrebbe andare. Adesso rimuovi la clip. E guarda che volume! Ed è stato semplicissimo!
Wow, non ho mai avuto capelli così belli. Sembro una top model. Grazie, grazie per tutto il tuo aiuto. Tranquilla, usa con saggezza questo metodo. E là, ragazzi? Alt, ferma lì. Salve, sono qui per il party. Sì, entra. Ehi, divertiti stasera. Posso entrare? Non così in fretta, non vedi? Devi brillare come un diamante, non ci siamo. Davvero? Ma sono così carina. Va bene, immagino che non potrò entrare. Wow, guarda lì! Ho avuto un'idea, sì. Serve una distrazione. Se vuole un diamante, la accontenterò. Oh, è quello che cos'è? Piano, non devo farmi scoprire. Ehi, che pensi di fare? Fila via subito! Che maniere! Carino il mio nuovo anello! Ah, tutto inutile! Ehi, dico a te! E tu chi sei? Guarda che cosa ho qua! Wow, quanti lustrini! Voglio quello! Ti costerà questo? Grazie, straniero misterioso! Tu non mi hai visto! Ora mi metto al lavoro! Devo mettere questi lustrini sui capelli. Così è facile, sì. Brillerò come un diamante. Basta un clic e i lustrini aderiscono ai capelli. Wow! Adoro questa canzone! Wow, quanta luce! Lo so, è straordinario. Wow, puoi entrare come? Grazie. Che stile da favola! Chissà se mi trova carina, accidenti. Sei davvero bella stasera. Hai delle labbra stupende. Un attimo. Ho un alito da fare paura. E stavo dicendo... Ce l'avrò una gomma. Speriamo funzioni. Va tutto bene qui? Ah, ci sono dei battari guastafeste. Non so ci sono io, però. Oh, e tu che ci fai qui, gomma? A me non fai paura. Sarà un gioco da ragazzi. Tu dici? Oh no, non lo farai. Tutto qui? Non puoi opporti al mio potere. Boom! Mancato. Sto solo aggiustando la mira. Prendi questo. Oh cavolo, troppo veloci. Ma non abbastanza per me. Qui ci vuole l'artiglieria pesante, eh? Oh, quasi fa dura. Nessuno mi farà arrabbiare. Tutto pulito e profumato. Sì, sì, non c'è male. Sei a posto? Ha funzionato? Sì! E dunque, stavi dicendo? Ho fatto il mio dovere. Ah? Benvenuta alla festa? Oh no! Devo fare del mio meglio. Ci provo. È il momento. Il nostro primo bacio. Adoro queste patatine, sono così salate e buone. E ho soltanto delle foglie di lattuga. Sì, popcorn, me li metto tutti in bocca. E adesso li mando giù con una bella bibita. Adoro le bibite gassate. E adesso la pizza, il mio cibo preferito. Vuoi un po' della mia pizza? No, sto cercando di non ingrassare. Mangio cibo spazzatura tutto il tempo e non mi succede niente. Caramelle. Patatine. Tipo molte patatine. E la pizza, ovviamente. L'hai mai mangiata a letto? È ancora più buona. Troppo buona. Non scherzo, vedi Kate? Dai, lo so che lo vuoi anche tu. Solo un boccone. Beh, soltanto uno spuntino. Un piccolo morso non può farmi male, giusto? Oh, è così buona! Aspetta, succede qualcosa!
Ah, la mia faccia! Sapevo che non avrei dovuto mangiare quella pizza. Ho rovinato la mia dieta. Ma com'è possibile? Oh, wow, che bella dormita. Comincia un nuovo giorno. Ora di alzarsi e darsi da fare. Oh no, i miei libri tutti rovinati. No, 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 si è tutto impregnato, non è possibile. Tutta la mia sapienza distrutta. Un momento, questo che cos'è? Sembra una formula matematica da risolvere. Con i miei libri rovinati non posso farlo. Se mi dessero un voto adesso... Oh no, me lo stanno dando, un'insufficienza. Non ho mai avuto un'insufficienza. No! Ah, che bella dormita. Oh, che mi è successo? Quando sono ingrassata così? Oddio, la mia faccia, sono un disastro. E adesso che posso fare? Devo allenarmi, subito. Oh no, tutta la mia forza è sparita. Non riesco a sollevarlo. La mia forma perfetta, anni e anni di lavoro. Ah! Insufficiente, fisico rovinato. Oh mio Dio, la mia faccia e il mio fisico. Solleverò questo manubrio. Ah sì, che sollievo. Mi servono i miei occhiali e una formula matematica. Ecco, forza, ce la puoi fare. Ah, meno male, mi ricordo, risolta. Oh, sì, sono ancora io. Non vedo l'ora. Sasso, carta, forbici? Ok. Sì, ho vinto, comincio io. Wow, un enorme fungo blu. Lo voglio. Giù le mani dal mio piatto. Guarda che bello che è. Me lo voglio proprio gustare. Sara, vediamo che cosa ho io. Oh sì, anch'io un bel fungo gigante, ma di un colore più bello. Me lo pappo subito. Ragazzi, che buono. Sta succedendo qualcosa. Ehi, mi sto rimpicciolendo io e il fungo che diventa più grande. Fantastico. Chris, che fine hai fatto? Ma dove sei? Sono qua giù, sono rimpicciolito. Chris, torna qui. Non riesce a sentirmi. Provo a chiamarla. Pronto? Chris, stai bene? Come dici? Oh, sei diventato tascabile. Hai visto? Sono minuscolo. Quasi non riesco a vederti. Non voglio restare così, però. Aiutami a tornare come prima. Ci sarà qualcosa che posso fare? Pensa, pensa. Ah, se il fungo rosso lo ha rimpicciolito, forse quello blu avrà l'effetto contrario. Facciamo un tentativo tanto peggio di così. Ecco a te questo pezzettino. È buonissimo! Guarda, sembri che funzioni! Eccomi, sto tornando normale! Meno male, ha funzionato! Sono contenta che sei tornato! Ben fatto, amico fungo! Ma era così buono che ne voglio ancora! Ah, dov'è? Torna da me, mio tesoro! No, non farlo! Devo farlo! Che buono! Oh. Wow, sono gigante! Che giornata! È il fungo migliore del mondo! Madison, guarda, sono diventato gigante! Sì, hai anche fatto un buco nel soffitto! Perché vado in giro con lui? Non impara mai! Riesco a vedere lontanissimo! Pensa quanto sarei forte a basket adesso! Devo concentrarmi, è un lavoro difficile! Ok, ecco l'ultima! La mia collana è pronta! Sì! Non vedo l'ora di indossarla! Oh, devo starnutire! Ah? Ah! Ah, ora va meglio. Oh no, la mia collana. Oh dai, non si può. Ci ho messo ore e ore. Mindy, che succede? La mia collana si è rotta. Tutto qui? Wow! Aiuto! Oh! Au! Attenta, ci sono perline dappertutto. Grazie per l'avvertimento. Chissà che dolore domani. Scusa, mamma. Ho perline nei capelli? No. Che c'è? Ho un'idea. Stai ferma così. Ti faccio velocemente una treccia. Deve essere molto sottile. La tengo ferma con questa forcina e poi infilo le perline nella forcina. Serve una mano fermissima. Ok, adesso giro la forcina e infilo le perline nella treccia. Così, proprio così. Le tengo ferme al loro posto.
Wow, davvero un bel lavoro! Grazie, mamma! Puoi pettinarmi i capelli quando vuoi, d'ora in poi. Un'altra volta, che botta ho preso! Ehi, come andiamo? Ascoltiamo un po' di musica? Wow, bella! Dici, sentiamo! Wow, che ritmo! Che ne dici di aggiungere un po' di colore? Oh, certo, ci sto! Al mio tre? Aspetta, dov'è lo specchio? Eccolo! Ci penso io! Ah, preso! Il mio rossetto nero preferito! Quasi! Grande, Jake, ce l'hai fatta! Oh no! Colto in flagrante! Jake, dobbiamo abbandonare la missione! C'è la prof! Prof, non l'avevo vista! Conosci le regole, dico bene? Oh no! Cavolo, anche io il rossetto! Devo nasconderlo da qualche parte! Vuoi nascondere il trucco? Basta trasformarlo! Poggialo qui e fallo sciogliere! Non ci vuole molto tempo! Niente male, visto? Una volta sciolto, usa una siringa per raccogliere il colore. Così! Quando la siringa è piena, trasferisci il contenuto qui dentro. Sempre che la custodia non ti serva più. Perché adesso è piena di rossetto. Fallo solidificare e il gioco è fatto. Oh oh, ci siamo! Da qua il rossetto, Sunny. Oh, bene! Ah, mi sono truccato solo un labbro. Grazie, ora tocca a me. Ma non mi farò beccare. Bell'idea, vero? E posso colorare tutte le labbra. La forma è perfetta. Ma cosa? Sunny, ma è geniale! Credo sia tutto. Sono pronta a far festa. Oh, che belli questi mirtilli! Mancano solo i miei ospiti. Mando loro un messaggino. Ehi, gente, c'è una festa da paura a casa mia stasera! Non vorrete mica perdervela, sarà fantastico, siete tutti invitati! Ora non mi resta che attendere. Ragazzi, visto? Tutto qui il cibo per la festa? Veramente patetico! Oh, hai sentito di Kevin? Sicuramente arriveranno tra poco, da un momento all'altro! Oh, ma dove sono tutti? Accidenti! Non è giusto! Volevo solo divertirmi un po'. Ah? Huggy Wuggy? Sei cresciuto? E sei vivo? Come butta? È fantastico! Allora si fa festa o cosa? No, è tutto pronto ma non è venuto nessuno. Che faccio adesso? Bel problema, in effetti. Forse me ne vado a letto e basta. No, escogiterò qualcosa io. Sono mirtilli quelli? Adoro i mirtilli. Mi servo quanto mi pare. Niente male. Aspetta, forse ho un'idea. Ashley, so come salvare la tua festa. Ci serviranno questi mirtilli. Di che stai parlando? Ho capito, occhi finti. Ho una ciotola di mirtilli e una di lici. Spremo dello sciroppo alla fragola sui lici, così. Poi lo riempio con i mirtilli. Che idea geniale! Uso uno spiedino per tenere tutto insieme e saranno la guarnizione perfetta per le bibite. Fanno proprio senso. Grazie, Huggy. Huggy? Va tutto bene, so che sei reale. Proviamo ancora. Ragazzi, guardate qui. Ho fatto bibite spaventose tutte per voi. Dovete vedere questa roba. Wow! Dobbiamo andare subito a quel party. Andiamo! Vi tengo d'occhio. Ce l'hai fatta! Wow, è incredibile! Grazie! Rinfrescante! Questi occhi finti sono gustosi! Li adoro! Dobbiamo fare una foto insieme! Felice Halloween! Alt, ferma dove sei! Signore, venga avanti, prego! Brrr, niente di speciale! Prego, entri pure. Ma come fa entrare quell'unicorno e non me? E questa? Un'infermiera. Oh,
ci sono! Devo cambiarmi! Ci vuole un po' di make-up. Naturalmente nero e sotto con il pennello. Che scuro! Lo metto sulle palpebre. Devo applicare il trucco alla perfezione. Ok, così dovrebbe andare. Prossimo passo. Ci vuole il rosso per il contorno degli occhi. Con la matita qui sotto, così. Ne basta un po' senza strafare e adesso aggiungiamo un altro po' di nero. Qui ci vuole un po' di attenzione per farlo perfetto. Finito con gli occhi, adesso la bocca, disegno un cerchio intorno alle labbra e applico un po' di adesivo su questa salvietta. Così dovrebbe bastare, sì. La incollo qui sul mento. Devo assicurarmi che aderisca perfettamente. Ancora un po', lungo la linea che ho tracciato. E fin sopra le labbra, così. Completiamo tutto il cerchio. Fatto! Adesso riempiamo gli spazi vuoti con altro nero. Anche le labbra, eh? Tutto lo spazio libero. Visto? Tutto quanto nero. Adesso passiamo ai denti finti. Userò delle unghie finte, ritagliandole per dare la giusta forma. Voglio delle belle zanne appuntite. Pronte! Adesso le incollo con l'adesivo così, sia sul labbro superiore che su quello inferiore. Verrà fuori un capolavoro, già lo so. Adesso ci vuole altro make-up. Cominciamo dal fondotinta per dare colore alla pelle. Bisogna assicurarsi che tutto sia bene uniforme. Adesso è il turno del sangue finto sulle zanne. Naturalmente anche la fila di sotto. Fin qui perfetto. Aggiungiamo un altro po' di sangue finto con la spugna. Devono sembrare veri spruzzi di sangue. Eccone tutto intorno, dovrebbe bastare. Adesso delle gocce di sangue giù dalla bocca. Le disegno fin giù sulla gola. E faccio gocciolare un po' anche da solo. Ecco fatto il mio look spaventoso. È finito. Manca soltanto un costume divertente. Oh, ecco la guardia che mi ha bloccata prima. Oh? Chi c'è laggiù? Adesso nessuno potrà fermarmi. Ancora un costume da infermiera? A dire il vero, sono molto di più io. Oh, santo cielo! Terrificante! Me ne vado, non mi pagano abbastanza per questo! Ci si vede, perdente. Vado a divertirmi. Ottima! A chi tocca adesso? Ciao! Fa un bel sorriso, bravissima! Cheese! Mai sentito parlare dei dentisti? Cosa? Fanno davvero schifo! Tornate bianchi! Qualcuno mi spiega che succede? Che imbarazzo! Ehi, forse ho un'idea! Ritagliamo un rettangolo di carta cerata così. Poi mettiamoci del dentifricio. Proprio niente male! Spargiamo un po' di bicarbonato. E fatto ciò, spalmiamo tutto col dito. Pronta all'uso! Applichiamola bene sui denti. E adesso aspettiamo un po'. Dopo circa 20 minuti rimuoviamo tutto. E guarda che sorriso! Bel lavoro! Fai un bel sorrisone adesso! Adoro il mio ombretto, è carinissimo. Oh, che sonno che ho. Devo tenere pronte le mie cose. Ehi. Ti ho scambiata per un fantasma. Divertente. È che sei così pallida. Chi se ne importa, sono stanca. Forse posso aiutarla. Deve esserci qualcosa qui che faccia il caso suo. Ah, ci sono! Oh, ma guardatela! Ehi, svegliati! Che vuoi? Puoi usare questo! La colla? Ma che gentile! Fidati, versala! Ma so com'è fatta la colla, sai? Ah? Ma che succede? È make-up. Che cos'è questa stregoneria? Tieni, usa questo. Vai. Tornerai ad avere un aspetto umano. Ok, ma non ho mica capito, sai? Basta
basta svuotare, pulire un flacone di colla e togliere il tappo. Prendi il tuo fondotinta preferito e mettilo tutto nel flacone. Una volta fatto, rimetti a posto il tappo. Fondotinta d'emergenza pronto. Adesso ho capito, grazie. Non c'è di che. Molto meglio, credo. Come sto? Perfetta. Grazie ancora. Ok, ora gli occhiali sono puliti. Ehi! No, voglio girare io la ruota. No, tocca a me. Giù le mani, l'ho girata io per prima. Giù le mani tu, tocca a me girare la ruota. Oh! Aspetta, secondo me si è già fermata. Oh, so già cosa fare. Ho un sacco di penne colorate. Ok. Adesso vedrai. Forza. Oh, che c'è? Non funziona. Ok, provo un altro colore. Ah, dai, su. Va bene, ma mica mi arrendo, un sacco di altri colori. Poveretta, questa ragazza è una causa persa. Anche io, naturalmente, ho i miei colori. Eccoli qui. Possibile che nessuna funzioni. E voilà. Oh, cosa? Mi hai stampato un cuoricino sulla guancia. Wow, da qui. Beh, serviti pure. Wow, adoro questi cuoricini, li voglio su tutta la faccia. Tutto secondo i piani, mentre lei si diverte così, io farò un altro capolavoro di make-up. Comincio con questo bel rosa giusto sotto le sopracciglia. Poi lo stendo in modo uniforme così. Adesso un colore più scuro, tipo magenta. Si tratta di una polvere, non di un liquido. Lo stendo appena sotto il rosa che intanto si è asciugato, così. Molto bene, dovrebbe andare. Adesso la mia arma segreta, questo spray. Lo spruzzo sul pennello quanto basta. Passo sopra il trucco già steso. Ne delineerà meglio i contorni. Ora posso dare una seconda mano di rosa su tutta la palpebra così e poi di nuovo qui sul contorno. Adesso userò questa matita per tracciare un'altra linea e continuo su tutta la palpebra. Andiamo avanti occupandoci del naso e delle guance così. E poi posso usare il mio rossetto, ma mi serve un pennello perché non va sulle labbra. Lo userò per dipingermi il naso e poi le guance. Adesso stendo un'altra mano di fondotinta sulle guance, giù fino al mento e via così finché è tutto uniforme. Adesso disegno una linea qui sulla fronte, mano a rossetto, stavolta però è per le labbra. Ultimo ritocchino. Fatto! Il trucco è preciso al millimetro, ma bisogna abbellire un po' il tutto. Tada! Il mio make-up è pronto e davvero geniale. Questo contorno tutto fatto di perline è il tocco di classe. Oh, lei intanto sta ancora stampandosi cuoricini in faccia. Ehi! Wow, ma sei fantastica! Oh, come hai fatto? Accidenti! Ho bisogno di mangiare. Oh, ma guarda! Sono invitante, vero? Chissà che buone! Mi diverto da matti! Ripensandoci... Ehi, qualcosa non va? Che c'è? Posso farla diventare più buona. Ma certo, con la panna montata! Niente di meglio da accoppiare alle fragole. Ancora più divertente! Deliziosa! Assaggiamo! Wow, è ancora più buona! Ce ne vuole altra! Wow, è incredibile! Guarda quanta panna montata! La migliore merenda di sempre! Sono qui per il party. Niente dolci? Bene, tieni, reggi. Che stupidaggine. Ciao. Allora, ho detto niente dolci, non è permesso. Se lo dici tu. Ecco qui, contento? Perché ho dello zucchero filato? Per l'ultima volta, niente dolci. Non è nemmeno mio. E ora che ci faccio? Non guardare me! Ma non è giusto! Forse ho un'idea! Questa pelliccia è soffice! Adesso posso entrare? Certo, entra pure! Grazie! Finalmente sono nel club! E ho con me lo zucchero filato! Delizioso! E di gran moda!
sembra di mangiare una nuvoletta. Oh, che roba! Devo scattare una foto! Ehi! Ehi, amico! Dai un'occhiata qui! Ma che... non è una pelliccia! Che roba! Che ideona ho avuto! Bel tentativo, da qua! Cosa? La pelliccia? Non sono stupido! Assaggiamo ora! Però, stuzzicante! Stai bene? Ma non è zucchero filato! Ecco com'è nuova! Divertiti! Che schifo! Ho le sopracciglia più folte! Sembro un cavernicolo! Pinzetta a te! Ci sono! A me le sopracciglia! Ci sono quasi! No, riproviamo con questo! Oh, bingo! Questo non era male, sì! Devo sbarazzarmene ora! Avanti il prossimo! Mettiamoci al lavoro! Le tratterò tutte! Oh no! Questa pinzetta mi ha rovinata! Incredibile, ho preso insufficiente! Benvenuta nel club! Non è giusto! Silenzio! Che cos'è? Salve! Oh cielo! Mindy, ho un'idea! Ma dai! Ci sono! Ragazze, silenzio! Fa finta di nulla! A cosa devo il piacere? Vorresti unirti a me? Io? Con te? Naturalmente! Bene! Allora è deciso, insomma, a presto! Devo prepararmi? Meglio rifarsi il trucco? Devo essere bella! Ma guardala! Non ho il rossetto, cosa posso fare? Facciamolo! Io creo un'onda! Eccola! Cos'è stato? Oh, adoro questo vestito! Così bello, il mio colore preferito! Ha funzionato! Ah, lo so! Questo le piacerà! Cosa fai? Se fidi di me, ha bisogno di un look tutto nuovo! Le arriccio un po' i capelli col dito e ora un po' di calore! Niente male! Wow, continua! Oh, ok! Non ci vorrà molto! Non ho mai avuto i ricci! Sono favolosi! Ok, ci siamo! Wow, grazie! Mi sento una star! Fantastico! Non vedo l'ora di uscire con lui, ma prima devo fare una cosa! I voti più alti! Mai avuto un voto così alto! Vuol dire che siamo le migliori! Ehi! Ma allora anche la prof è magica? Shh! Sarà il nostro piccolo segreto? Oh, assolutamente! Non si preoccupi! Posso cominciare io? Oh, sono curiosa! Wow, guarda! È un enorme blocco di gelatina! Sembra gomma! Wow! Voglio provare a fare una cosa! Le mie mani sono vere armi! A noi due! Sei sicura, Annie? Lascia che ti dia una mano, su! Che fai? Fidati di me, vai! Wow! Ehi! Niente male! Te l'avevo detto, armi letali! Stupito? Era impressionante! Adoro gli orsetti gommosi. Ok, tocca a me. Wow, orsetti gommosi argentati. Annie, guarda. Che bontà. Ma fa niente. Sono buonissimi. Ehi, ma sono orsetti gommosi argentati. Ne voglio anch'io.
Me ne dai uno, ti prego? Assolutamente no! Bene, farò di testa mia. Ci vuole un po' di musica. Il mio talento non conosce limiti. Sta funzionando, ecco che arrivano. Ah sì, pensi di poterlo fare solo tu? Tornate qui voi. Wow, è un osso duro. Arrenditi, Annie. Non mi arrenderò mai. Non sai neanche suonare. Sì, come no, ho studiato musica io, sai? Adesso è una questione personale. Guarda, cercano di dirci qualcosa. Non suonavamo mica così male. Oh, sono scappati. Ehi, non è stata colpa mia. Cosa? È ora di svegliarsi. Oh no, 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 no. I miei capelli sono un casino. Au. Perché mi tradite i capelli? E adesso che faccio? Immagino dovrei farmi una doccia. Sarà l'unico modo per avere i capelli a posto. E poi non c'è niente di meglio di una bella doccia calda. Adoro questo shampoo. I miei capelli saranno fantastici. Non posso dimenticarmi del balsamo, no no. O del trattamento per capelli colorati. E questo, e questo, e questo. Devo spruzzarlo su ogni ciocca. Fatto! È ora di asciugarsi. Beh, almeno sono fresca e pulita. In faccia sto bene. È ora di dedicarmi ai capelli. Oh, ma che è successo? Sembro Medusa. Ma perché non mi va mai bene? Wow, che capelli, Kate! Sono sicuro che farai un figurone! Accidenti! È l'ora della doccia? Spero che non abbia usato tutta l'acqua calda. Ah, perfetto! Adesso una bella insaponata! Lava, lava, lava! Questo sapone ha un profumo ottimo! Scommetto che farà bene anche ai miei capelli! Risciacquo e lo passo ancora? Nah, basta risciacquare. Dov'è l'asciugamano? Ah, eccolo qui. Devo asciugarmi i capelli. Devo fare un rapido controllo allo specchio. Oh, sì. Ma guarda che bei capelli che ho. Per me essere bello viene così naturale. Jake, devo finire di farmi i capelli. Cosa? Non è giusto. Me ne torno a letto. Sì, dai, andiamo al cinema. Aha, sì, sì. Wow, è il momento. Cammina, cammina. Oh, che schifo. Come butta lassù? Non se ne parla. Lascia andare il mio piede. Lascialo. Di che cosa sei fatta? Di attaccatutto. E va bene, verrai con me a chimica, mi sa. Uffa! Una nuova avventura, che emozione! È così difficile concentrarsi. Tutto bene lì sotto? Interessante. Penso solo a quella stupida gomma adesso. Insomma, sei ancora qui. Chi sarà l'assassino? Oh, mi darà mai un momento di pace. Quanto mi annoio. Wow. Niente scherzi tu, ora andiamo. Sì, sì. Entra dentro. Carina questa cella. Benvenuta. Oh, lasciami in pace. Oh, ma cosa vedo? Ehi, ehi tu! Ehi, che c'è? Guarda quanta roba ho qui. Puoi avere tutto. Quanti bei dolcetti. Ok, ci sto. Affare fatto allora, tieni. Ok, dammi un minuto. Ecco qui. È un piacere fare affari con te. Ecco i miei tesori. Mi invidieranno. Wow, c'è proprio tutto. Voglio il mio solito look favoloso. Wow, devo provarci anch'io.
Chissà se basterà. Proviamo. Ho questa per te. Wow, addirittura? Vediamo che posso darti. Ecco, direi uno scambio alla pari. Tutto qui. Alla pari un corno. Patetica. Meglio di niente, però. Non ci entra neanche il dito. Ma forse ho un'idea. Mi servono delle forbici. Dai, deve funzionare. Ecco, visto. Sarò carinissima. Ok, e adesso... Ah sì, un po' di colla. La spugnetta più carina al mondo. Metto la spugnetta sulla colla e poi la intingo nel mio make-up. Devo prenderne abbastanza. E metterlo poi sulle guance. Molto bene. Guarda! Wow, niente male davvero! Diventiamo migliori amiche? Sul serio! Solo un ritocchino alle sopracciglia. Oh, oh mio Dio! Ehi, ciao! Ehi! Oh, non mi ha neanche guardata! Ma so io cosa fare! Un bel rossetto vistoso non fallisce mai. Ok, riproviamoci. Ciao, Jake. Ciao. Non hai idea di che cosa è successo oggi a Chimica? Oh. È incollato al telefono, accidenti. Come posso attirare la sua attenzione? Ma che cosa vedo lì? Oh! Non ci credo! Si sta vedendo con Betty! Non può essere vero! Ah, il rossetto mi ha dato un'idea! Funzionerà di certo! Mi disegnerò delle labbra sulla mano così. Coloriamole un pochino. Niente male! Fatto! Che ideona che ho avuto! Ci siamo! Adesso mai più! Smack! Ma che cos'è stato, ehi? Ma che strano! Forse non era nulla, ok? Oh, ciao, Betty! Jake, ciao! Brrr, senti che piccioncini! Ma non per molto! Ah, e ti ho ottenuto il posto, dammi un bacino! Oh, certo, non vedo l'ora! Aspetta un attimo! Che cos'hai sul collo? Ti diverti con le altre, eh? Che cosa? Ma che cosa dici, ehi? Non ci credo, mi hai tradita! Oh, sono stata io, forse? Scusa. Questo è troppo! Allora è guerra! Bei cupcake, vero Jake? Vuoi guardarli più da vicino? Ma non capisco! Betty! Oh, Jake, quanto mi dispiace. Ti aiuto io a pulirti, tesoro. Questo mi piace. Che altro? Ah, sì, l'eyeliner. Proprio quello che mi serve. Giusto una codina. Ok, non è così che doveva andare. Ok, riproviamo, forza. Così difficile! Non posso uscire così! Oh no, non ho tempo! Ok, concentrati! Piano, con calma! Oh, la penna nemmeno funziona! Dai! Oh. Finito! Andiamo bene! Devo togliermi questa roba di dosso. Ehi, hey Ashley, sei pronta? Dobbiamo andare su. Ashley, va tutto bene? Mi sa di no.
Che look interessante. Ho combinato un disastro. Tranquilla, ti aiuto io. Basterà del nastro adesivo. Sul serio. Usalo sui lati del viso. Ah, ho capito. Beh, tentar non nuoce. Ecco come applicare l'eyeliner senza fare errori. Metti una striscia di nastro adesivo sul naso e sotto gli occhi. E un'altra appena sopra la palpebra, così. Lo so che sembra strano, ma funziona. Prendiamo un po' di ombretto col dito. Applichiamolo all'angolo dell'occhio. Il nastro adesivo fa da guida, vedi? Ora togliamo il nastro e... Ta-da! Il make-up è perfetto! Look fantastico, sono felicissima! Te l'avevo detto, dai, su, sbrighiamoci! Oh, ok! Oh, adoro questa canzone! Col phon acceso posso cantare a squarciagola! Anzi, adesso che ci penso posso anche ballare! Sì, così! E vai! Oh, Annie, non ti avevo vista! Che combini, perché ti agiti in accappatoio? Dovresti stirarmi i vestiti! Datti da fare, o è troppo difficile per te? Pensavo fosse qualcosa di semplice. Ah, Annie a volte è insopportabile. E poi faccio questa mossa. Oh, ho quasi fatto tardi. Non mi sono cambiata, devo farlo adesso. Ah, meno male che ho portato questo. Ma... no, no, no! Ti prego, no! Che cosa sono questi buchi? Oh, Jen! Che è successo al tuo vestito? Come ci sono finite qui le forbici? Accidenti, deve essere terribile! Non per me, però. Ho fatto bene a rovinarle il vestito. Si comincia! C'è un premio da vincere! E adesso che faccio? Ci sono! Forse le forbici sono quello che ci vuole! Bene, Jen, mostra quello che sai fare. E adesso mostrerò anche il mio nuovo vestito. Che cosa? Ma perché è sempre così fortunata? E già che ci sono, stupisco tutti con un finale a sorpresa. Oh mio Dio, tutta questa gente mi sta applaudendo! Oh, non ci posso credere! Come fa ad essere così brava? Ok, stavolta giro io la ruota. Vediamo cosa uscirà. Oh, ma dai, Halloween è proprio quello che volevo! Chissà se questa volta ce la farai, magari vinco io. Ah, non preoccuparti per me. Me la caverò. Vuoi impressionarmi con quella valigetta piena di trucchi? Non ci casco, sai, ho anche io le mie cose, tipo il mio rossetto portafortuna. Non penserai davvero che basti un rossetto? Sì, sì, so già cosa fare, sarò un fantastico clown. Ok, che ne pensi allora? Va bene, ok, datti una calmata, ho da fare. Sì, come no, non mica ho finito, sai? Ora sono un clown vampiro! Ah! Stai buona, ho detto, devo concentrarmi. Ma come, non ti ho fatto paura? Ok, va bene, ho tutto il materiale. Comincerò con questo colore, ma prima devo cambiarmi. E cambio anche lo sfondo. Ecco, ottimo. Comincio tracciando una linea rossa qui sulla mia gola e poi la linea farà una curva così, bisogna fare questa forma. Finito. Adesso il prossimo passo, mi serviranno salviette e colla epidermica. Intingo la salvietta e la incollo qui sul bordo della linea. Faccio la stessa cosa con le altre lungo tutta la linea. Ecco fatto, facciamole asciugare. Poi mano al fondotinta, devo colorare le salviette dello stesso colore della mia pelle. Certo ci vorrà un bel po' di fondotinta, sì.
Ok, così dovrebbe andare. Ho colorato tutto. Adesso ci vuole il rosso. Questo andrà benissimo. Devo colorare tutto questo spazio con il rosso. Continuo a spennellare finché non ho colorato tutto. Ancora un po'. Fatto. Adesso tocca al nero. Come mi diverto. Col nero dipingiamo tutta la zona sopra al rosso così. Ovvero la gola e anche qui sotto il mento. Il nero è sempre il colore più bello, secondo me. Ok, ma adesso mi serve altro nero. O forse no. Ta-da! Non è nero, è rosso scuro, rosso sangue. Lo spalmo qui, appena sopra le salviette che ho incollato. Metto poi un altro po' di rosso con la spugnetta in questo modo. Ed ecco. Il mio trucco per Halloween è finito. Allora, fa abbastanza paura? Secondo me sì. Ehi, ho finito, che te ne pare del mio look? Ah! Oh, povera me, che paura, quel make-up è spaventoso! Oh, mi hai fatto prendere uno spavento! Buone queste patatine, eh? Guarda, è Jake! Non è il più carino del mondo! Guarda che bei capelli! Ehi, ragazze, ciao! Ehi, Naomi! Ciao! Ehi, hai visto il film di ieri sera? Saremmo una coppia bellissima! Hai prescritto il suo amore? Eccole! Ti amo, Jake! Ehi, sognare è gratis! Vabbè, ma che stanno facendo loro? Devo stare a guardare! No, no, non vi baciate! Oddio, lo stanno facendo! Che ti succede? Mi si è bloccata una patatina! Ora, dove eravamo? Sarò per sempre la ruota di scorta, non è giusto! Che c'è di meglio del pollo fritto? Ehi, amica, come stai? Devo rispettare la dieta, io! Quindi insalata sia! Questo pollo fritto sembra divino! E anche le patatine! Stesso sapore! Vorrei poterlo mangiare anche io! Oddio, sto sbavando! Oh, ne vuoi un po'? Devo stare a stecchetto! Capito. Per fortuna non sono a dieta. Che sofferenza. Forse se la guardo a lungo anche l'insalata avrà quel sapore. Un altro pezzettino. Acquolina, aiuto. Ma che... No, mi sta bene. Mi passa quasi la fame. Ora mi sento male. Sì, devo andare. Oh, occhio non vede, cuore non duole. Qualcuno l'ha riempito. Prof, ho finito il compito. Davvero? Vedrai, è tutto giusto. Vedremo. Brava, ottimo lavoro. Speriamo bene, grazie. Che cos'hai sul viso? Cosa? Non capisco a che si riferisce. Sei truccata? Ma no, ha visto male. Fermati, girati. Non ho make-up. Strano. Ok, va pure. Che sollievo. Wow! Come fa ad essere così bella? Sono una bellezza naturale. Se solo sapessero il mio segreto. Riavvolgiamo il nastro. Mentre la prof è distratta, mi do da fare. Basta tagliare un angolino di una gomma da cancellare, un pezzetto piccolissimo. Poi mettiamo della colla su un cotton fioc e incolliamo il pezzetto di gomma. Dopodiché ci mettiamo sopra l'eyeliner in questo modo. Su tutto il pezzetto di gomma, sì. Ecco fatto, a posto. Ottimo, eccoci qui. Adesso posso mettermi l'eyeliner.
Anche dall'altra parte. Perfetto. Molto bene. Ottimo. Meriterei un voto per questo. Se il cibo parlasse avrebbe un sacco di cose da dire. E adesso vedrai che cosa intendiamo. Dai, apriamoli. Aspetta, guarda lì. Cosa, che hai visto? Ah, ci è cascata. Una coda di pesce. Carino. Lo spiedino intendo, non tu. Adesso verserò i confettini sulla coda. Sarà buonissimo. Provaci, dai. Speriamo che il pesce non abbia le spine. Aspetta, sta succedendo qualcosa o sbaglio? Wow, proprio questa non me l'aspettavo. Mi sono trasformato in una sirena. Lo sognavo fin da bambino. Sono bellissimi. Sei carinissimo, voglio provarci anch'io. Diventiamo tutti e due sirene, dai. Allora, verso i confetti qui sopra. Così non va. Dai, su, restate attaccati. Niente, non funziona. Secondo te ci riuscirò comunque? Ma certo, andrà bene. Dai, coda luccicante. Aspetta, Niente, con te non funziona. No, aspetta e vedrai, guarda che cosa ho qui. Trasformami in una sirena. Allora? Beh, sai com'è. C'è chi è una splendida creatura dei mari e chi invece no. Ma forse posso rimediare. E? Continua così, sta funzionando. Forza, ragazza. Sento qualcosa. Oh, accidenti, che schifo. Almeno adesso hai un pesciolino. Un bel pesce rosso. Io invece sono bellissimo. Certo, a tutti piace essere belli, ma la vera bellezza è quella interiore. Che dici, Lizzy ha fatto la scelta giusta? Faccelo sapere nei commenti. Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo. Non così in fretta. Che c'è che non va? Oh, dolcetti! Non ci sarà mai un dolcetto capace di sfuggirmi. Che figuraccia! I pantaloncini, la mamma si infurierà! Devo andare. Sembra tutto a posto. Oh, cosa vedo? Salve, ragazzi. Levati di mezzo, falla passare. Oh, che carini, grazie. Chiudete la bocca. Grazie, caro. Devo assolutamente andare. È troppo bella. Dove credi di andare? Tutto esaurito. Ma come? Stavi per farmi entrare. La mia canzone preferita. Ballare fa venire fame. Meno male che ho degli snack. Per riempirsi il reggiseno di dolcetti basta un palloncino. Versiamoci sopra il cioccolato bianco. Ricopriamo tutto il palloncino e lasciamo indurire il cioccolato. Poi mettiamoci sopra altro cioccolato, sempre su tutto il palloncino, e lo lasciamo indurire per benino. Fatto ciò, rovesciamo il palloncino e lo facciamo scoppiare. Due coppe al cioccolato, perfettamente nascoste. Un'idea davvero geniale. Oh no, devo nasconderlo! Ciao, ti ricordi di me? Oh, ciao! Ma che sta facendo? Voglio i miei snack! Mi prenderesti un drink, per favore? C'è mancato poco. Che bontà, finalmente! Non riesco a smettere. Rieccomi. C'è qualcosa di diverso in te. Grazie per il drink. Che strano.